La scelta consapevole è fuori dagli schemi. Questo è la Evo 7, un marchio di DR, Massimo Di Risio. La DR è arrivata in Italia nei primi anni 2000, il marchio Evo è arrivato pochi anni fa con una gamma completa, di cui questa è l'ammiraglia. Ma facciamo un attimo la lista della spesa. Tetto apribile può costare 1500 euro, il cambio automatico altri 1500, i cerchi da 19 se fossero in opzione sono almeno 1000 euro, i sedili regolabili elettricamente 500, l'Apple CarPlay e Car Android Auto 350, i 7 posti, i 2 nell'ultima fila altri 1000 euro, il baule con l'apertura automatica 300, il climatizzatore Trizonna 400, le telecamere a 360 per avere una visione completa dell'auto altri 500, il vano refrigerato centralmente, beh quello è un option da 200 euro, i vetri scuri costano almeno 300 euro e siamo già a un totale di 7000 euro di accessori. Eppure su questa Evo 7 è tutto di serie. Ecco allora che il prezzo di listino, che è di poco superiore ai 29.000 euro, appare davvero conveniente. Se levassimo 7.000 euro di optional, avremo comunque la stessa auto con un motore termico 1.500 in grado di raggiungere 160 orari, ma senza nessuno degli accessori, qui di serie, di cui abbiamo parlato fino adesso. Ma perché Evo 7 ha un prezzo così conveniente? Perché Di Risio in realtà importa queste auto dalla Cina, poi vengono progettate alcuni particolari apposta per l'Europa e per l'Italia e in alcuni casi vengono personalizzate e poi anche assemblate proprio in Italia. Questo comporta un vantaggio economico per il cliente finale. Un'auto di sostanza, grande indubbiamente, 4,80 m di lunghezza, spazio fino a 7 persone. Oggi stiamo provando la configurazione 6 per avere il settimo sedile, costa poco di più. E poi due tipi di alimentazione, esclusivamente benzina oppure ibrido, ma non elettrico, in questo caso è GPL. Allora i consumi si abbattono e il prezzo sale poco sopra i 30.000 euro. Impossibile e sbagliato parlare di un'auto low cost in questo caso perché ha una dotazione che è ricchissima, anche le linee sono estremamente moderne, attuali, tanta tecnologia anche negli interni dove la strumentazione è tutta su TFT, uno alle spalle del volante e uno molto grande posto centralmente. Non mancano i satelliti sulle razze del volante, uno a sinistra e uno a destra, che servono per controllare da una parte la multimedialità dell'auto e dall'altra parte quello che possono essere il controllo di velocità. Pensate che quest'auto ha addirittura il parcheggio semiautomatico, ecco, se dovessimo valorizzare anche quello come optional, beh insomma altri 350 euro ci vorrebbero senz'altro. E nella nostra lista della spesa non abbiamo menzionato le barre sul tetto, che sono anch'esse di serie. Non c'è bisogno di caricare anche sul tetto se si viaggia in 5, ma nel caso in cui si volesse usare la terza fila dei sedili, ecco allora che poter caricare sul tetto permette di portarsi dietro anche la casa. Dettagli preziosi come le cromature lungo le finestrature laterali e anche l'antenna sul tetto, che è bicolore, in questo caso nera, lo stesso nero che lega anche con i passaruota in plastica qua di fianco, utili perché così si evita di segnare la vernice nei parcheggi in città. Grande il logo Evo, così sappiamo subito con che auto abbiamo a che fare. Ci è piaciuta particolarmente la griglia anteriore, lucida, con dei listelli verticali e al centro la telecamera. Le telecamere sono quattro, una davanti, due sugli specchietti e una nel baule posteriore. Ecco allora che parcheggiare anche un'auto dalle dimensioni così importanti diventa semplice. Abbiamo a che fare con un'auto intelligente, ma non perché è dotata di ChatGPT, tanto per dire, ma perché per esempio ha dei profili in plastica ruvida, giusto dove serve, è stata pensata in quest'ottica. Basti pensare nel posteriore, una soluzione che ci piace. Comoda la posizione di guida, ci piace particolarmente che davanti alla croce del cambio ci sono dei comandi dedicati esclusivamente alla climatizzazione, senza dover utilizzare il display, sono più comodi. Pensate che il clima è addirittura trizona, sinistra, destra e poi una parte dedicata proprio all'ultima fila di sedili, altrimenti dietro farebbe effettivamente troppo caldo, ma invece così la temperatura è giusta ovunque. Un tunnel centrale realizzato a ponte con sotto uno spazio vuoto per riporre gli oggetti più ingombranti, ci sta anche un tablet e poi tanti vani con una serranda per aprirli. Qui abbiamo uno spazio dedicato al telefono, un'altra qua centralmente per mettere eventualmente le bottiglie o dei biglietti dell'autostrada e poi questo vano centrale che è addirittura refrigerato per tenere al fresco una bottiglietta d'acqua.
Diamo qualche numero: EV7 è lunga circa 4,80 m, è larga circa 1,87 m ed è alta 1,76 m. La capacità del bagagliaio va da 230 litri con tutti i sedili in utilizzo a 1900 abbattendo i divani posteriori. La velocità massima di questa EV7 è limitata a 160 orari, quel che basta in Italia, dove abbiamo dei limiti massimi autostradali di 130 km orari. Andando a codice si viaggia sicuramente nel comfort e i consumi non sono per nulla esagerati. Il motore è un 1500 benzina turbo in grado di erogare 174 cavalli di potenza massima. Considerando la lista delle dotazioni di serie che abbiamo enunciato all'inizio del servizio, che non sono optional perché qui è tutto di serie, ecco che allora il prezzo di 29.000 euro diventa davvero allettante. In molti hanno paura dei blocchi della circolazione, dei blocchi del traffico, e questo chiaramente sta penalizzando alcuni tipi di motorizzazione in questo momento. Non è il caso di EVO 7, sia nella versione che stiamo provando, che è un termico alimentato a benzina, ma ancora di più in quella GPL B-Fuel, che si può avere con un prezzo di listino che sono circa 2.000 euro in più.